Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare. Ospite con me in studio questa sera il fiduciario della condotta peligna di Slow Food, dottor Giorgio Davini. Buonasera. Buonasera e grazie di questo nuovo invito. Grazie a lei di averlo accettato. Chiaramente parleremo di slow food, di cucina sul territorio, di prodotti del territorio. E Presidente, partiamo subito. Ci siamo visti poco tempo fa, avevamo annunciato il calendario della condotta per questo fine anno. Siete partiti a fine ottobre con un evento importante, un evento di Sì. beneficenza, nuovo per il nostro territorio. Ha rispettato le vostre aspettative? Assolutamente sì, la serata che abbiamo organizzato a fine ottobre, che apriva un po' le nostre attività autunno-invernali, è stato un successone. Ormai riusciamo sempre ad attirare grande attenzione. In sala, al ristorante Villa Erana, c'erano oltre 100 persone, hanno lavorato per noi gli amici di Ascoli Piceno, ci ricordiamo che erano venuti a portare la loro esperienza del ristorante Locanda del terzo settore a chilometro zero e sono stati affiancati egregiamente, devo dire, dai nostri ragazzi e quindi grazie anche all'ANFAS e alla cooperativa Horizon che hanno reso possibile, hanno collaborato con noi, quindi è stata una bella serata con una grandissima e importante beneficenza. Una importante beneficenza per la realizzazione di un orto sociale che verrà realizzato proprio nella nuova sede dell'ANFAS per i ragazzi disabili. Questo ci fa molto piacere, quindi un'esperienza positiva che pensa potrà essere ripetuta? Assolutamente sì, siamo già in accordo con l'associazione ANFAS, abbiamo fatto già il primo sopralluogo, abbiamo visto quello che poteva essere utile per affiancarli in diverse iniziative, a parte l'orto ovviamente che sarà il centro di tutte le attività anche per la nuova struttura, ma anche iniziative parallele e quindi organizzeremo anche dei picnic presso quella struttura utilizzando i prodotti dell'orto. Gli affiancheremo anche dal punto di vista tecnico e quindi gli daremo una mano anche nell'organizzazione dell'orto, nella realizzazione proprio materiale di tutta la struttura e perché no, li aiuteremo anche in fase di realizzazione con consigli tecnici per la coltivazione. Insomma, Slow Food, oltre ad esercitare un ruolo per lanciare quello che è la cucina del territorio, i prodotti locali, fa anche opera di beneficenza. Il sociale è sempre importante, soprattutto per i ragazzi disabili. E chissà che se questi ragazzi non diventeranno degli imprenditori veri col vostro aiuto. Magari sì, c'è questo filone sicuramente di trasformare quest'orto in qualcosa di più grande, magari di produttivo per sostenere proprio l'ANFAS che ha bisogno di tante mani ma anche di risorse economiche perché lo ricordiamo, insomma, fanno tutto da loro, si autofinanziano e quindi potrebbe essere un'opportunità. Ma anche i ragazzi che devo dire bravissimi, bravissimi veramente. Eccezionali, cercheremo di seguirli perché magari alcuni di loro potrebbero intraprendere anche le vie della ristorazione, noi ce l'auguriamo, e Perché magari no? lavorare, c'è tanto da fare, quindi siamo disponibili. Ce l'auguriamo per il nostro territorio e per il loro benessere. Slow Food rimane una garanzia, Presidente. Lasciamo il mese di ottobre, arriviamo a fine novembre, il 30 la cena Giovani Cuochi del nostro territorio, tre giovani chef di quest'area. Il futuro, il motore caldo che servirà per la cucina del futuro prossimo, dei prossimi anni, un evento importante che apre di fatto quello che è poi il Natale. Sì, abbiamo giocato d'anticipo, la cena ci sarà giovedì 30 novembre presso il ristorante Ovidius e devo dire che la famiglia Santa Croce da questo punto di vista è sempre molto recettiva e quindi ha accolto immediatamente il progetto che gli abbiamo proposto. Questa iniziativa parte da lontano, chi ricorderà le esperienze fatte nel Parco Fluviale con Slow Park proprio nella prima edizione. Invitammo questi giovani cuochi nel classico show cooking, quindi prepararono in diretta e spiegarono alle tante persone nell'anfiteatro del Parco Fluviale, spiegarono appunto i loro piatti, i loro segreti. E adesso ci vogliamo ritornare. Nel frattempo alcuni di loro sono cresciuti in cucina, stanno facendo delle cose egregie, ma anche si sono affacciate nuove realtà. Sempre gestite patron, chef, patron dei locali, dei nuovi
ristoratori e quindi ci è sembrato interessante rifare a distanza di qualche anno un punto della situazione. Chiaramente sarà una serata a sei mani che si preannuncia ricca di sapori nuovi con una fusione di prodotti mai gustati prima ad adesso. Chiaramente Slow Food dà sempre spazio ai prodotti che si coltivano nell'area Peligna, ma soprattutto nella regione Abruzzo. Sì, Sarà così anche questa volta? è chiaramente il filo conduttore, il nostro filo rosso di tutte le iniziative è sempre quello, la valorizzazione del territorio, le tantissime materie prime che ci sono, questi giovani chef le sanno elaborare, sanno intraprendere nuove strade anche, quindi una innovazione nella tradizione e quindi sicuramente l'obiettivo è quello, far risaltare al massimo il nostro territorio con i suoi prodotti attraverso questi ragazzi. Chiaramente lo scopo di Slow Food è quello di esaltare ciò che esiste nel territorio e farlo conoscere il più possibile a chi c'è, ma anche una nuova forma di turismo, cioè eventi che esaltano il gusto delle pietanze, esaltano chiaramente la bravura di chi è dietro i fornelli a prepararle, ma di fatto apre una porta su un turismo culinario che è ben diverso da quello che abbiamo avuto fino a qualche anno fa. Sì, il turismo enogastronomico è in fortissima crescita, ormai da tantissimi anni ci si sposta volentieri per le gite del fine settimana, le gite domenicali, proprio alla scoperta e delle bellezze naturali, storiche e artistiche, ma anche per pranzare, per gustare questi piatti nei nostri ristoranti. L'Abruzzo sicuramente è tra le mete più ambite e lo vediamo tutte le domeniche, tutti i sabati, con le tante comitive che affollano la nostra cittadina, ma soprattutto c'è da dire questo, c'è da valorizzare i nostri ristoratori perché spesso e volentieri, lo diciamo ormai da tempo, il ristoratore, l'albergatore, perché no, sono gli unici elementi di contatto con questi turisti. Vengono informati, conoscono i ristoranti conoscono i piatti e quindi probabilmente è il ristoratore che è quello che è in grado di colloquiare perché tiene seduti per un paio d'ore i clienti e quindi è lui un interlocutore, un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio e quindi è a questi che ci rivolgiamo proprio per trasmettere i nostri principi, i nostri valori. Avete già a disposizione il menù o sarà a sorpresa? Il menù lo stiamo elaborando proprio in questi giorni, credo sarà a disposizione tra domani e dopodomani, manca ancora da mettere a punto qualcosa, ma i ragazzi ci stanno lavorando e effettivamente sarà molto interessante. Di sicuro c'è questo, intanto la cantina, i vini sono di un'azienda importante abruzzese, sempre del nostro territorio, la cantina Platinum, e quindi avremo a disposizione diciamo, una rappresentanza dei vini principali di questa azienda, sia dall'aperitivo fino al dolce, e poi i piatti li svegliamo fra un paio di giorni. Presidente, come scegliete le aziende vitivinicole? Ma le aziende ovviamente devono rispettare un po' alcuni criteri e quindi così come il rispetto del territorio vale per i ristoratori e anche per tutte le aziende agricole in senso più ampio, devono manifestare ovviamente una certa sensibilità nei confronti dell'ambiente, nel rispetto dei ritmi della natura e quindi limitare l'uso di prodotti chimici e sostanze nocive per l'uomo e quindi questo è il nostro imperativo principale. Presidente, lasciamo per un attimo l'evento del 30, che sarà, diciamo, quello clou di questa fine 2017. Per parlare di sabato, invece, sabato ci sarà il primo evento dedicato ai bambini, ce ne parla lei? Sì, come avevamo già annunciato nella prima puntata, diciamo così, spazio lo davamo in particolare ai bambini, alla formazione in generale, all'educazione alimentare. E quindi con i bambini partiamo proprio questo sabato alle ore 17 presso il Consorzio Terraviva in via Federico II, con cui collaboriamo già da alcuni anni per queste iniziative. E quindi daremo spazio al gelato artigianale. Avremo un maestro gelatiere che spiegherà
dalle materie prime, come si produce un vero gelato artigianale, e quindi i bambini potranno partecipare attivamente, fare il gelato e alla fine ovviamente assaggiarlo. Il tutto alle 17. Ore 17. È aperto a tutti o c'è bisogno di una Assolutamente prenotazione? aperto a tutti finché i bambini entrano, ma anche gli adulti, perché ci sono prenotazioni anche da parte di adulti, è aperto a tutti ovviamente, finché lo spazio lo consente. Facciamo entrare tutti. Perfetto. E, con il 30 novembre quindi comunque si aprono anche, Slow Food apre anche a Natale. Per il mese di dicembre invece che cosa abbiamo in programma e se c'è qualcosa? Mese di dicembre proseguiamo con l'attività formativa, in questo caso però dedicata agli adulti, e quindi stiamo raccogliendo le adesioni per Master of Food della birra. Questo è il secondo appuntamento dopo quello che c'è stato già lo scorso marzo, e un ulteriore approfondimento interessantissimo sulla patria mondiale della birra, quindi il Belgio. Quindi ripercorriamo le tecniche di produzione della birra, e in particolare ci soffermiamo proprio alla degustazione di tante tipologie di birra del Belgio, e quindi ci sarà anche lì da assaggiare delle particolarità difficilmente reperibili sul mercato. La location quale sarà? Poi questa volta siamo ospiti della Grangia dei Celestini in zona Porta Napoli. E per chi sarà fortunato a partecipare, vorrà venire, diciamo, queste degustazioni, e queste lezioni si terranno davanti al camino, e quindi Ah, sarà quindi anche un un'atmosfera connubio natalizia, perfetto. assolutamente Abbiamo già le date, Presidente? sì. Il 5, 6 e 12 dicembre, tre Ah, appuntamenti. tre appuntamenti, perfetto. Riprendiamo invece l'evento del 30 per le prenotazioni. Sì, a questo evento sicuramente le prenotazioni si possono effettuare attraverso la nostra solita mail, prenotazioni.peligna@gmail.com, oppure chiamando direttamente a me al numero 393 61 32 492. Presidente, il costo sarà di 35 € e invece 30 per i Per i nostri soci. soci. Siamo a ridosso del Natale, ne stiamo cominciando a parlare. Che cosa prevede in questo periodo, per questo territorio? Ma io spero che ci siano tante iniziative, non solo per noi cittadini, ma anche di attrattiva turistica. Senz'altro si stanno già muovendo, perché so che le organizzazioni stanno già a buon punto per i mercatini di Natale. Ci sono i nostri bellissimi treni con la Transiberiana che sono già sold out. Appena aperte le prenotazioni, quindi sicuramente sul Mona e dintorni i nostri paesi del circondario saranno animati ancora una volta, e credo che questa sia la strada giusta. Senta, abbiamo appena finito in questi giorni, gli agricoltori stanno raccogliendo l'ulivo. Da Confagricoltori arriva la notizia che quest'anno l'olio è poco. È poco, un olio eccellente, un olio che sarà alle stelle come prezzo, si parla di 13-15 €. Avete in mente qualcosa da fare nell'ambito dell'olio extravergine d'oliva del nostro territorio? Lei l'altra volta ha parlato di rustica e Sì, gentile. sicuramente sì. Diciamo che la qualità quest'anno c'è, fortunatamente i problemi legati alle malattie dell'olivo proprio con queste alte temperature non si sono manifestati, però la quantità è sicuramente limitata. Inevitabilmente i prezzi saranno più elevati, però appunto ripaga l'elevata qualità. Sicuramente sì, noi siamo sempre in contatto con questi produttori, siamo sempre disponibili a collaborare con l'associazione. Aspettiamo che la campagna sia terminata e lasciamo decantare, come si dice, l'olio nei fusti, e poi sicuramente ci attiveremo per qualche iniziativa anche con loro. Non dimentichiamo che comunque c'è il Buonolio Peligno, il concorso che si ripete ormai da tantissimi anni, che è una garanzia, è un
è un, diciamo così, un segno del grande lavoro che si sta facendo e quindi lo osserviamo sempre con molta attenzione e quindi siamo disponibili anche a rilanciare questo settore. Presidente, chiuso il 2017, Slow Food come opera, deve cominciare a ricalendarizzare gli eventi o avete già in mente qualcosa? No, sicuramente andiamo avanti con la nostra organizzazione, sempre su vari fronti. La formula che ci piace molto è quella appunto di proporre i ristoranti del territorio, perché appunto, lo diciamo prima, sono loro quelli che in qualche modo riescono a trasmettere al meglio la nostra cultura e quindi sicuramente fine febbraio-marzo ci sarà la terza edizione di Fuori Menù. Dove inviteremo ancora altri ristoranti, ne andremo alla ricerca per tutti i nostri amici che proporranno ancora altri menu. E poi di nuovo la formazione, le iniziative sia per gli adulti che per i bambini. Sicuramente per la prima volta introdurremo un corso interessantissimo, che è quello di tecniche di cucina e quindi. Per i più esperti e i meno ci sarà anche da confrontarsi con degli chef importanti che racconteranno in diretta i loro segreti in cucina e magari avremo qualche chef stellato che verrà a fare lezione. Quindi, insomma, Una bella cosa, una ci bella sono novità. cose E, interessanti. Presidente, allora un in bocca al lupo a lei per tutte le attività, perché lavora in maniera caparbia su questo territorio, sempre in maniera certosina e Grazie. quindi ci fa molto piacere. Lasciamo ai nostri spettatori l'appuntamento non solo sabato prossimo per i bambini in, dove ha detto, nelle località di Consorzio Terraviva, via Terraviva. Federico II. Alle 17 per chi volesse partecipare e in più lasciamo l'appuntamento per il 30 novembre al ristorante Ovidius per i giovani cuochi del nostro territorio. Chiaramente ricordiamo gli chef, Presidente, ce ne Eh siamo beh, certo, a questo dimenticati. punto dobbiamo anche presentare, Dulcis in fundo, presentiamo i nostri chef e i nostri ristoranti. Partiamo dal più lontano e forse dal primo giovane che ha iniziato questa attività. È Concezio Gizzi della Corniola di Pesco Costanzo, un ristorante ormai affermatissimo. Il più giovane di tutti, Nicolas De Grandis, del ristorante Anima di Introdacqua, ha aperto veramente da pochi mesi, ma sta già facendo parlare di sé da più parti. E infine il nostro di Sulmona, perché ha il ristorante qui, il Kebab Bongustai, Enrico Rossi. E quindi un in bocca al lupo agli chef che dovranno spadellare, come si suol dire, per una serata all'insegna della buona cucina, del buon vino, ma soprattutto del sociale e della socializzazione tra commensali. Presidente, la ringrazio nuovamente. Grazie a voi. Grazie a lei e a voi telespettatori lascio una buona serata e vi do appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.